Quindi questo è, come dire, un paese, quindi un paese vinto, un paese povero, un paese contadino, un paese provato, un paese eccetera, all'interno del quale però succedono alcuni miracoli che vanno raccontati. E dal 45 al 48 questo paese si ricostruisce completamente. Nel 1948 l'indice della produzione industriale è tornato a quello del 38, l'indice dei salari è tornato a quello del 38. Ci siamo dati una Costituzione che è durata fino a oggi, siamo andati a votare, siamo dati una democrazia. Io credo che oggi possiamo serenamente dire che siamo di fronte a una sorta di miracolo. Però, appunto, essendo uno storico, non posso accettare una definizione di questo tipo. Se c'è una spiegazione a quel miracolo, e credo che questa spiegazione vada ricondotta alla resistenza, a quello che la resistenza ha significato per questo paese. Da questo punto di vista, è come se la resistenza avesse, come dire, dato vita a un triplice miracolo, lo definisco così, scusate, uno di tipo organizzativo, uno di tipo politico, uno di tipo esistenziale. Quello che va in frantumi l'8 settembre del 1943 non è uno Stato qualsiasi, è lo Stato totalitario, cioè lo Stato che programmaticamente voleva organizzare la vita dei cittadini, come si diceva, dalla culla alla tomba. Quindi uno Stato che prevedeva per ognuno, per ogni segmento generazionale, sessuale, professionale, un'istituzione preposta a controllarla, che fossero i Balilla, le giovani italiane, le massaie rurali, no? Il PNF era tutto un edificio costruito per questo. E questo ha fatto sì che per 20 anni questo paese, come dire, abbia come abdicato alla possibilità di esprimere una sovranità individuale, no? Per 20 anni qui c'era ordine, disciplina, gerarchia, controllo. Questa eri stato abituato a delegare la tua autonomia personale. L'8 settembre questa cosa va in frantumi. E di colpo devi fare i conti con te stesso, devi riappropriarti della possibilità di decidere in prima persona e solo rendendo conto alla tua coscienza individuale delle tue azioni. Questo è il miracolo dell'8 settembre, restituire ai singoli individui la sovranità delle proprie scelte di vita. Poi, ovviamente, le scelte sono molto diverse tra di loro, cioè la scelta del tutti a casa, la scelta del, sempre per citare Edoardo, ad abbassare la nottata, cioè la scelta di chi nasconde la testa sotto la sabbia e aspetti che la nottata passi. C'è la scelta di chi va a Salò, che è una scelta ancora però dentro l'ordine, la disciplina, la gerarchia. C'è un bando di arruolamento e tu obbedisci al bando di arruolamento. E c'è chi non obbedisce, chi rifiuta di obbedire e va a fare il partigiano. Io ho sempre ritenuto che quella scelta sia stata una scelta così profonda, così coinvolgente, da poter essere veramente ritenuta all'origine del miracolo del dinamismo del 45-48. Era una scelta, sempre senza per citare i film, credo che tutti vi ricordiate La notte di San Lorenzo, la scena in cui i partigiani assumono il loro nome di battaglia. Nibbio, Volpe, insomma, ognuno sceglieva il nome di cosa avrebbe voluto essere, che non era stato, no? E in quella dimensione in cui la scelta partigiana diventa una scelta di rifondazione esistenziale di se stesso, del mettere ordine, fare un bilancio tra i più e i meno della propria biografia, capire in quel momento cosa di te stesso mettevi in gioco e in che direzione lo mettevi in gioco, e nella profondità di quella scelta, che era una scelta, vi ripeto, era una scelta in cui si era consapevoli che si entrava in un territorio, in una terra in cui si andava per uccidere, per farsi uccidere, perché voleva dire la scelta di prendere le armi, di ribellarsi e disobbedire con le armi in pugno, cioè tutto questo che quello vuol dire, che, come dire, è una scelta estrema, è la scelta più estrema che un uomo o una donna possa essere chiamata a fare. Io credo che proprio da questa profondità, dalla radicalità di questa scelta, una scelta minoritaria, estremamente minoritaria,
ma così potente da poter veramente imprimere il suo corso a quello che succede dopo. Io di questo sono serenamente sicuro. Credo che, sì, i partigiani furono pochi, l'abbiamo detto tante volte, alla vigilia del 25 aprile erano 150.000, no? E pochissimi rispetto ai milioni di italiani che avevano affollato le piazze di Mussolini, avevano preso la tessera del PNF, pochissimi, pochissimi. Eppure quei pochissimi, proprio grazie all'intensità e alla radicalità di quella scelta, riuscirono a determinare questo che definisco un triplice miracolo, che è un miracolo di tipo organizzativo. Il passaggio dalla spontaneità all'organizzazione ancora oggi colpisce. Insomma, l'8 settembre non c'è niente, c'erano scarsissimi coaguli organizzativi di derivazione guerra spagnola, con esperienze insurrezionali di certo tipo, pochissimi, pochissimi ufficiali che avevano avuto esperienze in Jugoslavia e così via, era gran parte di sbandati, di soldati, di giovani, di studenti, eccetera, che affluivano lì. In quella dimensione, in quel caos di quei giorni, all'interno del quale tutto si teneva, imboscate, tradimenti, esecuzioni sommarie, confusione, eccetera, nascono brigate partigiane organizzate. Alla fine del 25 aprile del 45 a Torino arrivano 9.000 uomini perfettamente inquadrati. Quando gli alleati arrivano in città, a proposito della nostra mostra, la città funziona, tutti i servizi funzionano, i tram funzionano, i trasporti funzionano, il vettovagliamento funzionano. Accidenti, accidenti, si era confrontati con i bisogni materiali di una città intera e si era disposto efficacemente in questa direzione. E tutto questo in 20 mesi, non è che è tutto questo nei primissimi, si era giocato nei primissimi mesi tra l'ottobre del 43 e il dicembre del 43. L'altro è il miracolo politico a cui facevo riferimento prima. Questo è un dato che vi do, che lo voglio dare. Nell'assemblea costituente i canali di reclutamento delle classi politiche riguardavano soltanto per il 18% i partiti, cioè dei deputati alla costituente soltanto il 18,4% era stato selezionato dai partiti, il 43,7% veniva dalle libere professioni. Questi dati, tanto per darvi un'idea, nel 48 sarebbero scesi rispettivamente al 38% e nel 53 al 33%, mentre le percentuali di quelle selezionate dai partiti sarebbero saliti dal 18% al 26% nel 53. Questo vuol dire che in quella fase, in quella primissima fase, questa classe politica scaturisce direttamente, senza mediazioni partitiche, dalla società civile. Oggi sembra una buttata, no? Però lì era proprio così. Gli ambiti di selezione erano state più le libere professioni, più dei ruoli, come dire, già consolidati nella comunità, a cui la politica dà soltanto un riconoscimento postumo, perché prima allora non c'era stato. No? Tanto per darvi un esempio, questo Consiglio Comunale di Torino, a cui facevo riferimento prima, il 62% dei consiglieri comunali ha fatto la resistenza, e il 54% ha avuto cariche nei CLN. Cioè l'impatto della resistenza sulla formazione della classe politica, che è l'ambito, il nucleo di qualsiasi tipo di democrazia, cioè è veramente il cuore della democrazia, i meccanismi di formazione e di selezione della classe politica. E lì la resistenza ha funzionato. Certo, noi è evidente che non possiamo, come dire, auspicare sempre che ci voglia una guerra civile per selezionare una classe politica adeguata, però in quella fase lì è stata così. È stata così, chiamata a gestire un paese nel momento più drammatico che un paese possa vivere nella sua storia, cioè quella di una guerra civile. Beh, questi ce l'hanno fatta. Io credo che da questo punto di vista, io insisto sempre qua, e parlo di classe politica, guardate, non parlo di Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Cristiana. Io
sapete come la penso, però se mi chiedete a bruciapelo di indicare l'icona simbolica di questa classe politica, per me è De Gasperi che parla alla conferenza di pace di Parigi. Quel discorso lì è il discorso massimo di dignità, di serietà, di consapevolezza che l'Italia di allora potesse offrire. E lo fa grazie alla resistenza, e De Gasperi la cita esplicitamente.